Mobilità, infrastrutture, ambiente al centro del percorso che ha contraddistinto la segreteria regionale della UIL Trasporti Sicilia nel corso di anni particolarmente difficili, segnati dalla pandemia e successivamente dalla guerra in Ucraina. Al timone della UIL Trasporti Agostino Falanga, già commissario nel 2014, in seguito eletto segretario generale dell'organizzazione sindacale. Ieri per Falanga è arrivata la conferma dell'ottimo lavoro svolto. Al Saraceni Isola delle Femmine, i delegati nel corso dell'undicesimo congresso regionale all'unisono hanno confermato il segretario uscente. Dare discontinuità per avviare un diverso modo di intendere il rapporto tra il sindacato e il territorio, obiettivo centrato da Falanga che adesso si prepara al nuovo corso, che probabilmente sarà per ovvie ragioni quadrato sulla difesa del diritto al lavoro e dei lavoratori, che potrebbero essere travolti da una crisi economica sempre più incalzante. A ratificare la nomina di Falanga, Claudio Tarlato, segretario generale nazionale della UIL Trasporti, e Luisella Lionti, segretario generale UIL Sicilia. Sono stati 4 anni un po' che ci hanno un po' frenato fra la pandemia, oggi la guerra in Ucraina ha frenato l'economia della regione siciliana e i trasporti sono stati determinanti a rifornire i viveri di prima necessità in tutto il paese e grazie ai trasporti abbiamo fatto l'approvvigionamento dei centri commerciali e quant'altro. Questa organizzazione si pone l'obiettivo di crescere a fianco sempre dei lavoratori, dando discontinuità rispetto al passato, rinnovando il suo quadro dirigente. Siamo veramente orgogliosi che alla fine questa organizzazione è sempre e sarà a fianco dei lavoratori e delle lavoratrici. Il lavoro svolto in questi 4 anni è stato un lavoro molto proficuo, accanto alle persone, a fianco alle persone che hanno bisogno, e si colloca in una fase molto particolare per l'economia del nostro paese e della regione in particolare. C'è molto, molto da fare per i prossimi 4 anni, c'è da affrontare tutto il livello di precarizzazione che è aumentato dopo questa pandemia. Questa pandemia, i trasporti sono stati centrali per mantenere in vita il paese, ma c'è da affrontare tutte le questioni di infrastrutturazione della regione, del paese e quindi mettere a terra i progetti del piano di ripresa e di resilienza. Sono tante le vertenze aperte, sono tanti i problemi che gravano sulla Sicilia. Le infrastrutture, i trasporti hanno bisogno di investimenti e noi questo chiediamo. Investimenti, PNRR deve partire per come dire, risolvere il problema della viabilità nella nostra isola.